tanto di torta, caro Luca. La nostra torta è venuta lo stesso. Devo dire che nonostante la mancanza delle mandorle, anzi direi che se uno non ama le mandorle, questa è perfetta perché viene bene lo stesso. Ne metto qualche fettina così, tanto che tu la offri anche agli altri. Ma se mi permetti, prima di portarti la torta, io vorrei buttare la pasta per il mio salvacena, perché cuoce in 11 minuti. Aspetta un attimo, l'ho chiamata torta, naturalmente si chiama morpolenta, quella che abbiamo fatto insieme nella forma del plum cake. Tu cuoci, io vado a portare la torta al mio amico Luca. Eccoci qua. Offrine un po', perché sì, sennò fa indigestione. Non ce la posso fare, Luca, fai il cavaliere. Grazie, grazie Luca. È una delle mie torte preferite. Allora, intanto che Luca assaggia la morpolenta, io mi libero di questi bellissimi tacchi, tra l'altro, mi metto le ballerine e voglio fare la norma che io adoro, una pasta che amo tantissimissimo e che faccio quando ho delle cene importanti. Vorrei fare anche degli involtini di robiola, se riesco, ma non lo so, perché il tempo che ho a disposizione è abbastanza poco. 7 minuti. Oh, il mio Dieghino, amore. Ho messo subito l'olio, subitissimo l'olio a scaldare, quindi l'olio è bollente. La cosa fondamentale, la prima cosa che devo fare è tagliare le melanzane e friggerle. Non c'è bisogno di metterle sotto sale le melanzane, soprattutto se si tagliano e si friggono subito, no? Io l'avevo fatto all'inizio, le prime volte che facevo la norma facevo sto lavoro di metterle sotto sale. Una fatica, una noia, ma... Oh no, come... Ah no, ne ho un altro, meno male. Perché devo fare anche gli involtini. Ok, diciamo che io conto di solito per ogni tre persone una melanzana. Sì, bene, frigge. Ogni tre persone una melanzana, però se ho 8 persone a cena faccio 3 melanzane alla fine, perché poi voglio essere un po'... Al teggi! Voglio andare abbastanza comoda. Poi, già che ci sono, faccio prima il sugo, ma no, voglio tagliare anche questa melanzana così per fare una sorta di involtino se riesco e friggo anche questo, li metto dentro così, tanto li riconosco, sono tondi. Ci mettono un po' le melanzane, almeno 5, no non possono metterci 5 minuti, ce ne devo mettere 4. Intanto qui, mannaggia che non ho acceso, porca miseria. Dai, dovevi essere già acceso, dovevi essere già bollente, malefico. Allora, mettiamo così, ho acceso tutto. Qui ho messo olio di semi, naturalmente. Qui invece fate un sugo leggerissimo di olio quando fate la norma, perché... 5 minuti perché... Perché... Per quanto voi scoliate le melanzane per bene, avranno comunque una quantità di olio, per cui a volte io faccio il sugo addirittura senza olio, per non appesantirlo, no? Si può mettere l'aglio, si può mettere la cipolla, si può fare anche un sugo cotto a lungo, bello ricco, però qui, avendo poco tempo, ho preferito mettere il cipollotto che ha l'aria un po' più fresca. Così. Allora. Via. Qui rosoli, questo dove va? Sugo, qui le melanzane, ci mettono un po', ok, sughetto, poi ci mettiamo, vedi anche uno spicchio d'aglio, metto tutto così il sugo è più ricco, un po' di sale, così, un po' di basilico. 4 minuti a seggi. Ok, qui do una mescolata e metto il coperchio un attimo, così il sugo si rapprende, mai che ci abbia il coperchio. Qui la pasta, dai tu, forza. Oh, questo è a posto, vabbè, coperchio quello che è. Allora, per la norma ci vogliono le melanzane,
ci vuole il sugo di pomodoro, ma ci vuole anche la ricotta salata, possibilmente molto buona, non troppo salata. Oppalala. Piatto. Grattugia. Tanto che le melanzane qui rosolano. Sì, io lo alzo anche un po'. Questo va. Sì, questo lo abbasso. Ok. Si grattugia con i fori larghi, eh? Con i fori larghi, per chi avesse acceso la televisione adesso, sto facendo la pasta alla norma, ho già fatto il sugo, ho già messo le melanzane a rosolare, adesso grattugio la ricotta salata, poi se mi rimane tempo volevo fare anche degli involtini con le melanzane fritte e la roviola, però insomma, vediamo, sai com'è, vediamo un po' cosa riesco a fare, allora, oh, che fatica, vediamo un po' come vanno qui, perché bruciano i bordi, ste infamone. No, direi che quasi quasi ci siamo. Mi sa che gli involtini, forse, un po' si mette subito mentre si condisce la pasta, no? E un po' invece di ricotta salata va sopra. Fatemi pensare. Allora, qui per scolare le melanzane. Mamma, 2 minuti e 5. Volevo prendere un attimo queste e faccio raffreddare e vedo se riesco a fare gli involtini al volo, se no non li faccio. Yeah. Oh. Non lo dite a Miguel e Lorenzo così pensano che abbia finito. Voi non vi alzate e siamo a posto. Qui le tolgo, eh? Sono perfette. Bisogna solo scolarle un po', io qui ho poco tempo, ma più le scolate, le schiacciate anche un po' e più sono leggere, no? Ragazzi, le melanzane fritte sono delle cose più buone dell'universo. Quanto mi manca? Sì, ho voglia. Ma la pasta forse sarà già... Ma? Vediamo un po'. Il sugo è pronto. Ma sembrano pronti. Ne ho ancora un po' una più. Allora, via. No, sono durissimi, porca miseria. Faccio anche gli involtini. Troppa ricotta, troppa robiola. Questa è robiola. Ma se avessi ancora quella roba affumicata di Jordi. Ma fritte, sapete che non vengono? Perché devo tagliarle più grosse, si rompono. Le provo ancora, ma vediamo, No, questo viene. Quanto manca? 35. Come 35 secondi? Ma voi siete matti? Non mi dite niente. 5 secondi. Oh Gesù bambino. No. Le melanzane. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Diciamo che gli involtini li faccio la prossima volta. Guarda, cattivi! Ancora? Vabbè, gli involtini mi arrivano.